Ora. Allora, missione compiuta. Premiato come il migliore di tutti conferma di essere il migliore di tutti, però che gran finale. Sei divertito anche, immagino. Divertito, con poca fatica fisica ma tantissima mentale, perché c'erano 4 nodi, 2 metri di onda incrociata, quella rimanente di ieri, più un po' di barche spettatori, per cui... E con Blue Moon che ha vinto la penultima prova, quindi ti ha messo qualche pensiero. Dura, veramente dura. E ha fatto 2 bellissime partenze Flavio, rischiando, ma doveva farlo, è partito perfetto e ci ha subito sfidato in partenza, quindi il primo incrocio era avanti. Prima regata ci ha fatto perdere un po' di tempo, mollava le vele, era proprio un match race. Che l'obiettivo suo ovviamente era mettere barche tra noi e lui. La prima non ci è riuscito, vero, ha fatto lui il primo, noi i secondi. Seconda partenza, parte di nuovo a perfetto, noi vicini, ci sfida, il primo incrocio davanti, gira lui primo, noi terzi, un po' uguale, e poi di bolina mi ha fatto, penso... Con primo lui e voi terzi, chi vinceva? Lui. Allala. Quindi dramma, dramma con 30 gradi, onda, e sole, caldo, fin troppo, perché e poi c'è la gente stava per ripartire. Poi mi ha fatto, penso, 20-30 virate tutta la bolina, lui ne ha fatto una di troppo male contro un'onda, si è riuscito a girare primi noi l'ultima bolina, incredibilmente, perché era veramente difficile. E la Puppa ci ha ripassato, quindi altro colpo di scena, di nuovo crisi. E insomma, una regata che non dimenticherai. No, non è mai finita, guarda. All'arrivo, era lui primo, noi secondo, a 50 metri d'arrivo, non bastava per ciò che lui vincesse, ha voluto farci un'urzata a prua e vento con il Jennaker stile match race, cercando che si infili l'americano in mezzo, non ci è riuscito, per 10 cm siamo passati sulla prua e abbiamo vinto la regata. C'è più gusto a vincere così? Bellissimo, no, divertente, se c'era 3 nodi più di vento ero più tranquillo, ma insomma. Flavio comunque è un grande avversario, credo che nobiliti in qualche modo la tua vittoria, c'è più gusto come a vincere sempre, noi siamo 3 anni che lottiamo punto dopo punto. E poi non credo di svelare un segreto, ieri sera eravate pure a cena assieme, quindi sì, c'è un attimo... No, siamo ormai amici, quest'anno facciamo anche la stagione 32 insieme, per cui ci uniremo ancora di più. No, divertente, Flavio a inizio settimana era andato un po' malino, aveva quel nono con un po' gli pesava sulle spalle, sembrava che l'americano fosse il maggior protagonista, ma io non ci credevo perché alla fine viene fuori sempre lui, infatti abbiamo dato 7 camicie per riuscire a stare davanti. Prossima puntata per l'imbattibile Uka Uka? Prossima puntata o Sanremo oppure la seconda di Scarlino. Non avete ancora deciso? No, adesso vediamo un po' gli impegni di tutti, vediamo cosa fare. Allora, complimenti davvero, grazie. Uka Uka, sempre primo. Grazie. Ciao.